Allora, oggi video dei prodotti finiti. Sono tantissimi, mi è preso un colpo. Non ci perdiamo tanto in chiacchiere. Ho il sacchetto della spazzatura dove buttarli già pronto, così non faccio il danno di disseminare tutto. E sono tanti, vi avviso che sono proprio tanti perché li colleziono da agosto, quindi capirete un po' voi. Vado casualmente, molto molto random. Allora, primo prodotto che mi viene in mano è il detergente per i piatti della Winnis. Allora, mi avete chiesto che detergenti uso, se faccio il video sui prodotti per la casa, no, perché tanto alla fine non mi sento molto ispirata per quel genere di video. Comunque io praticamente per casa, per qualsiasi parte della casa, dal detergente piatti al detergente per il bagno, allo sgrassatore, al lavapavimenti, qualsiasi cosa, io utilizzo questa linea, questa marca che si chiama Winnis. Ed è una linea testata contro il nickel, naturale, la trovate tranquillamente, non credo sia certificata ICEA, no, però vabbè, può essere usata dai vegani, insomma è una linea abbastanza buona a livello di incidi, di ingredienti, e io la uso perché i detersivi mi fanno venire sempre. Cioè, se li uso costantemente, ho notato che il detersivo per i piatti mi fa venire sempre le bolle sulle mani. Con questi non mi succede mai, quindi uso praticamente tutto per non si sa mai. Poi, altro prodotto è un dischetto di cotone. Io ho smesso di farvi vedere tutti i dischetti di cotone che utilizzo, però questi ve li volevo segnalare perché sono quelli ovali, 100% cotone, alto spessore. E due latti, 40 pezzi di Tigotà che trovate sempre in offerta, quindi praticamente con 1 euro e qualcosa vi portate a casa uno più uno, quindi due confezioni di questi dischetti e sono buoni, anche se sono grandi io preferisco i piccoli, comunque mi sono trovata molto molto bene per il prezzo che hanno e la convenienza che hanno, ecco, andavano segnalati. Poi, ho finito il detergente viso della The Body Shop e questo ve l'avevo fatto vedere in un video sulla mia skincare routine ed era il detergente quello al tea tree, quindi quello purificante che io utilizzavo la mattina. La mattina o comunque col Clarisonic proprio per avere questa azione purificante. A me è durato tantissimo, però vi devo dire che io mi ci sono trovata molto molto bene. Non mi ha mai seccato la pelle e lasciava comunque la sensazione di pelle fresca e pulita dopo averlo utilizzato e quindi per me è un promosso. Un altro staple delle mie docce sono i bagnoschiuma della Vidal. Questi profumano tantissimo, ve l'ho sempre detto, vi lasciano proprio il profumo addosso per tanto rispetto ovviamente a quanto un bagnoschiuma possa durare sulla pelle. Uno dei miei preferiti è quello al muschio bianco e questo qua l'avevo usato quest'estate proprio nelle docce mattutine oppure nelle docce fra una pausa e l'altra proprio perché c'erano 40 gradi, avevo bisogno di sentirmi pulita. Il Vidal al muschio bianco non sbaglia un colpo. Ho finito un altro bagnoschiuma e questo è stato bellissimo da utilizzare in realtà. Quando ad agosto sono stata dai miei una settimana perché loro erano partiti, mia mamma in doccia aveva questo che io poi gli ho rubato ed è il Felce Azzurra Benessere con bagno con olio di argan idratante buonissimo. Madonna, un profumo dolce, morbido, morbido. E anche questi duravano un sacco sulla pelle. Poi è un maxi in bottiglione, sono 750 ml, quasi un litro, e mi è piaciuto tanto, mi lasciava la pelle idratata, bello, profumoso, mi è piaciuto. Poi, deodorante liccia tappo azzurro, quello roll-on. Ho finito un altro detergente, lui anche questo è finito, poi sono finiti tutti insieme. Questo è il detergente viso di Bioxidea, sempre quell'azienda che mi inviò i prodotti nel 15-18. E questo è il cleansing gel che andava anche a fare da struccante, che però a me non ha mai struccato più di tanto. E io lo usavo come detergente serale, che è appunto questo detergente in gel che non faceva schiuma, però comunque mi lasciava la pelle sempre. Ho notato questo quando l'ho iniziato ad usare con costanza, perché all'inizio non l'avevo, cioè alternandolo ad altri detergenti non dai modo al prodotto, comunque alla tua pelle, di reagire in maniera normale a un prodotto che testi per un po'.
Quando l'ho usato per tanto tempo, alla fine la sera mi piaceva usarlo proprio perché mi lasciava la pelle morbida, però tonica, bella compatta. Quindi mi è piaciuto. Poi ho anche questo bagno schiuma finito. Questo è il bagno schiuma del mio profumo di Jo Malone, il Pomegranate Noir, che mi avevano regalato l'anno scorso un kit con il profumo, bagno, crema. E questo era il bagno schiuma che io ho usato proprio per le rare occasioni. E il bagno schiuma durava tantissimo sulla pelle. Buono, buono, buono. Io poi ci spruzzavo il profumo e quindi via. A proposito di profumo, è finito, Jo Malone Pomegranate Noir è finito e niente, io adesso lo ricomprerò per, non so, il quinto anno consecutivo, ma è sempre buono. Mi chiedete sempre dov'è il negozio? Allora, io lo compravo quando vivevo a Verona, quando andavo a Milano, lo compravo in Rinascente Duomo. A Roma c'è la boutique in Via del Babuino, proprio il monomarca, stupendo, e fate questo viaggio meraviglioso tra i profumi di Jo Malone che meritano. Poi ho finito due campioncini di questo che è diventato il mio profumo dell'autunno, Zadig & Voltaire This Is Her, e buono, buonissimo. Intanto poi alla fine l'avevo conservato i campioncini perché non sapevo se l'avrei acquistato o meno. Poi ho deciso di comprarlo, quindi sicuramente vedete, avete visto già la bottiglia com'è. Poi un altro profumo è finito ed è il mio Juliette Sagan Eau de Parfum, il profumo molecolare, quello che nostalgia. Comunque, visto che ho citato già due profumi, vi lascio il link sui profumi del periodo che avevo girato, dove appunto vi parlavo anche di questi, così ve lo andate a vedere. E noi andiamo più velocemente. Poi, due maschere viso. Allora, questa l'ho fatta qualche sera fa, è della Olika Olika, si chiama Baby Pat Magic Mask Sheet ed è l'anti-wrinkle, quella con la faccia del Carlino. Assolutamente no. Allora, quando l'ho aperta ho iniziato a sentire quell'odore quasi di alcol, quasi fastidioso, quell'odore che vi darà fastidio. L'ho messa su, ragazze, io l'ho dovuta togliere perché non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Mi ha fatto lacrimare gli occhi per tutta la serata. Io l'avevo fatta prima di uscire proprio per darmi un tocco così, non l'avessi mai fatto. Ho lacrimato tutta la sera e negativo, cioè bocciatissima. Infatti ho scritto bocciata, alcolica e brucia. Si sente proprio brutta. E questa invece è della Skin 79 ed è la Pearl, quella illuminante. L'ho fatta il 28 agosto, perché qui ho scritto anche la data, 28 agosto, 15 minuti e massaggiata su viso e collo, pelle compatta e glowy. Sì. Allora, questa mi era piaciuta. Poi ho finito. Ah sì, questa era la travel size di Doposole, di Puppa, super latte Doposole 50 ml, che mi ero portata in viaggio e che poi ho usato perché aveva il prolungatore di abbronzatura. Mi è piaciuta, sì, non era quando mi si è iniziata a screpolare la pelle, comunque a spellacchiare la pelle perché stava appunto doveva fare la sua rigenerazione cutanea e l'abbronzatura era ormai un lontano ricordo. Questa non era affatto idratante, mi andava bene lì per lì, però poi nel lungo periodo non era sufficientemente idratante. Tant'è che poi sono passata al burro corpo. Poi, questo qui è un prodotto viso di Elena Rubinstein, si chiama U Premium UV ed è l'SPF da città, quindi il filtro da città 40, che può essere usato anche sopra le creme. E io ogni tanto quest'estate l'ho finito di usare, poi l'ho buttato perché sarà anche scaduto. Ho finito il Double Wear Concealer nella colorazione 01 La Light. Questo è il correttore di Estée Lauder, quello con la spugnetta che voi tamponate, resta lì, non si muove, resta lì per sempre. Altri due prodotti, in realtà questa non l'ho finita ma la devo buttare perché mi sono accorta che aveva un PAO di 4 mesi ed è la crema viso al veleno di vipera della Dal, che mi aveva inviato dei prodotti da provare. Questa è una crema 24 ore antirughe. Io l'avevo usata, però appunto avevo delle altre cose in uso e quindi l'ho alternata un po', un po', un po'. Qualche giorno fa ho fatto un ripulisti, ho fatto un rapido calcolo, ho guardato la scadenza, ho detto 4 mesi, sei scaduta la mo' e quindi la devo buttare anche se non è finita, ovviamente.
essendo poi tra l'altro la Dal una linea che fa prodotti naturali, non avendo tensi attivi a questo punto, no, tensi attivi, non avendo comunque parabeni e conservanti, eccetera, ha comunque una scadenza molto breve, quindi è andata. Crema da notte che ho finito è la Multiactive Nuit nella Mini Taglia di Clarins. La linea Multiactive è una linea che mi piace tanto di Clarins, è un antiossidante, un antirughe, un antiprime rughe, un antistanchezza, un complesso antinquinamento. Nello specifico, quella da notte ha all'interno il papavero giallo. Papavero giallo mi sembra, comunque il papavero giallo bio che aiuta a compensare i danni causati dalla mancanza di sonno. Quindi praticamente voi ancora dovete andare a dormire, già sapete che avete perso sonno la mattina dopo aver usato questo, è come se aveste dormito di più. No, sto scherzando. Però comunque l'effetto si vede, cioè io noto che quando utilizzo la Multiactive Jour e che sto ancora usando e sta finendo e usavo questa in combo la sera, avevo una pelle comunque bella. E basta. È finito tutto, come vedete tutto tutto finito, tutto terminato e ce la siamo oh, sono stata bravissima, guardate adesso i minuti, però lo sapete che io ho un po' la fobia, a me viene un po' l'ansia quando ho tanti prodotti da farvi vedere, ho paura che ci metterò una vita e mezza perché poi io non ne vengo più fuori a fare l'editing, immagino che dopo un po' se tiro di parlare vi possa anche insomma annoiare, quindi vabbè. Abbiamo finito i prodotti per questo periodo. Vi mando un bacione, al prossimo video. Ciao!